Eccomi pronta per preparare il mio passato di verdure e legumi. Allora, ho qui già il sedano che andrò a tagliare in maniera abbastanza grossolana. Dopo aver tagliato il sedano, taglio allo stesso modo anche una carota, oppure due, dipende da quello che poi volete metterci all'interno. Allo stesso modo anche una patata. Gli asparagi che io avevo congelato, taglio anche mezza cipolla se vi piace, naturalmente. Se non preferite la cipolla, potete anche non metterla, oppure aggiungere dello scalogno o del porro. Eccoci pronti, ho messo in una pentola un po' di olio extravergine d'oliva con la cipolla rossa. Adesso aspettiamo un po' che si scaldi l'olio e che si inizi a rosolare un pochino la cipolla. Dopodiché andremo ad aggiungere tutte le altre verdure. Ecco qui, adesso vado ad aggiungere le carote, patata e il sedano. Dopo qualche minuto, vedete, inizio ad aggiungere anche gli asparagi. Aggiungo anche qualche cubetto di zucca, anche questa l'avevo surgelata da Verza. Lo spinacino, amalgamo. Una volta aggiunte tutte le verdure, vado a ricoprire completamente con l'acqua. Infine, per insaporire, vado ad aggiungere due foglioline di alloro, che naturalmente poi le toglierò, e un po' di sale. Lascio cuocere per almeno mezz'ora. Ecco qui, dopo circa mezz'ora posso andare ad aggiungere i legumi. Io ho scelto di aggiungere i fagioli già cotti, ma voi potete aggiungere quello che preferite, ceci, lenticchie, quello che preferite. Amalgamo e lascio cuocere ancora per altri 10-15 minuti, perché i fagioli sono già cotti, appunto. È tutto pronto, ho messo il minestrone all'interno del boccale e adesso vado a frullare tutto. Ed eccolo qui il mio passato di verdure senza panna, senza aggiunta di nient'altro, è pronto per essere gustato. Infine ci ho messo su un filo di olio fresco e dei crostini che ho tostato in padella aromatizzati all'aglio per rendere il tutto più goloso. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farlo in questo modo, fatemi sapere tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!